Yeah! Bene, bene, allora bentornati al Massimo in cucina. In questo caso il Massimo quest'oggi lo darà una cara amica che è venuta a trovarmi, Paola Dellicolli. Ciao Massimo, ciao a tutti voi. Che bella questa sigla. Ti piace? Poi io sono un'appassionata di musica, quindi la prima cosa che noto in qualsiasi situazione, la musica. La musica. Beh, diciamo che mi sono divertito, ho preso un po' di ispirazione da quel soul, un po', diciamo, ecco, chi più di americano. Te, chi più di te può fare questo? In questo caso ho cercato di portare un po' di musica in cucina, ma quest'oggi soprattutto sono felice che ci sia tu. Per me è un onore, perché più volte mi hai intervistato nelle tue trasmissioni. E questa volta mi tocca. Quest'oggi invece, esatto, sarò io a cercare di condurre Bene, questa situazione. Cambiamo i ruoli, dai. Sì, sì, vabbè, però coadiuami. Sì, assolutamente sì, dai, ci spalleggiamo bene, dai, sì, tutto sì. Improvisation che ci piace, quello proprio vero, schietto e diretto. Grande, io cercherò di coadiuvarti invece in cucina. Ma come te la cavi? Come assistente cuoco, come quattro salti in padella ci siamo. Vado abbastanza giusto? Bene, sì sì, anche col surgelato non me la cavo male, tutto sommato. Anche con l'affettato con l'embusta, scommetto, quello sì, è perfetto, sì, sì, è un passepartout. La vaschetta, quella che apri, certo, è pronto. Poi metti nel piatto e voilà, fai il figurone. Pronto, no? L'antipasto è fatto. Mentre invece tu sei una brava cuoca. Beh, insomma, diciamo che me la cavo, non sono uno chef stellato, però voglio dire, i miei amici a casa ci tornano sempre volentieri, quindi un motivo ci sarà. Ecco. O sono dei falsi terribili o non lo so. Ma guarda, non credo proprio, a dire, insomma... No, diciamo che alcune cose mi piace, insomma, mi sì. Diverte, mi distrae. Bene, bene, allora questo è molto ci mettiamo interessante, subito? Sì, anche perché so che c'è un bel procedimento da fare, insomma, dobbiamo fare il ragù. Sì, il ragù di carne, quindi un pochino lungo come cottura, sì, più che sì, come sì. Procedimento. Ci vuole un po'. Ci vuole un pochino. Quando vuoi... Non come facevano le nostre mamme e le nostre nonne, che quando, ti ricordi, ci svegliavamo al mattino, come no? Si sentiva già quell'odore, quel profumo di ragù sì, nel sì. Corridoio, quindi insomma certo, cercheremo di fare... Un ragù un pochino più veloce. All'alba cominciavano a cucinare, io ricordo anche mia mamma, mia nonna. Era un classico della domenica, sì, sì. No? Certo. Il ragù di carne. Il ragù emiliano, per cui emiliano. Quest'oggi un po' tutto all'insegna delle emilianità. Bene. Bene, allora dai. Ci prepariamo? Come quando vuoi. Siamo pronti? Siamo pronti. Andiamo. Mi metto un grembiulino. Oh, hai portato un bel grembiulino. Eh sì, un grembiulino sì, ci sì, vuole, sì, sì. Altrimenti... Ci vuole. Beh, certo, un perché po' poi ci sporchiamo. Il ragù, poi sì. Ecco, schizza un po'. Quando sì, vai dai, il pomodoro, quando lo andiamo a girare. Cose, eccetera, eccetera. Allora, tu, qualunque cosa, io sono a tua disposizione. Ecco proprio questo. Bene. È il mio quindi ruolo. Quindi un aiuto cuoco, Sì, se posso aiutarti in qualche modo, oppure, creare... Che ne so, dei diversivi. Sai impiattare quelle cose con il mestolo e giri? Assolutamente. Ecco, quella no. È una cosa che mi riesce difficile. Faccio sempre. Lì faccio un po' di disastro. Allora, leghiamo anche un pochino i capelli, okay. Così. Ecco qua. Allora, perfetta. Togliamo anche l'anello e ci siamo. Allora, io ho soltanto messo. Sì. Olio, quindi che si sta scaldando con della cipolla tritata, perché okay. Qui dobbiamo fare adesso un soffritto, un leggero giusto? Soffritto, quindi non divento pericolosa, tranquilla, no, anche no, con no, il no. Coltello. Okay. Allora, sciacquiamo un pochino la carota, a me piace molto sciacquare le cose. Senti, come te la cavi sì. A pelare? Beh, dai, se vuoi dai, ne facciamo mezzo ciascuno, aiutare. Sì, eh? Sì, sì, facciamo un'altra carota? Pela? Sì. Ce l'abbiamo. Sì, sì. Anche se io devo dire che tutto sommato... Guarda, ne volte... puoi fare anche questa mezza, ne mettiamo mezza. Ah sì, va bene così? Voilà, sì, che faccio? Che combino? Allora, no, faccio meglio così, bene. Dai. Aspetta, forse abbiamo prendo un coltellino, perfetto. Uno per me, oh, uno per te. Oh, bene, dai. Questa ecco. Adesso la tagliamo e la tritiamo un pochino. Ok. Mi diverto a fare queste cose. Ti piace? Sì, sì. Cioè, è molto rilassante, che poi tutto sommato. Che piatto preferisci? A me in piace... In genere, che ti piace di più? La cucina semplice, diciamo sì, così, ecco. Mi piacciono la le verdure, mi la pasta, pomodoro e basilico. La pasta pomodoro, i legumi mi piacciono molto.
devo dire la verità, le lenticchie, i fagioli, i ceci, in cucina comunque, ecco, è che non me la sappia cavare, però... Guarda, ne facciamo solo questa. Basta quella? Sì. Ok, allora. Perché dobbiamo preparare un trito. Uh-huh. Mm? Sì. Per un soffritto, ecco qua. Ma la fai direttamente lì? Io che faccio? Te la... Solo sì, questa o anche questa qua? Tanto quanta carne abbiamo? Ma non so quant'è, grosso modo, quanti grammi, non l'ho pesata. Spostiamo. Però non tanta, no? Perché se si abbonda poi troppo con la carota, magari rischiamo di fare un sugo un po' troppo dolce. Ah, ok, certo. In effetti la carota un po' addolcisce, no? Addolcisce, sì. Quando si fa il sugo, il sughetto, anche io ogni tanto faccio questo sughetto così semplice, no? Però ci metto un po' di carota perché toglie leggermente quella acidità, sì, che ha il del pomodoro. Sì, sì, sì. Allora, cominciamo intanto a girare. Uh-huh. Anche con questa va bene. Ok, ecco, io ne ho fatto un altro pochino. Po'. Adesso mettiamo un po' di sedano. Un po'. Questa l'aggiungo? Mm? Sì. Voilà. Dai, ecco qua. Ecco fatto. Mettiamo un po' di sedano. Sedano fresco, ha un profumo questo sedano? Sì, ottimo, vero? Vero? Sì, sì, sì. Risveglia i sensi, non so come. Queste piccole cose semplici che però... Sì, danno quei bei sapori, quei bei gusti. Sì, 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 sì. Bene, bene. Ecco, adesso quindi dobbiamo... ecco, un procedimento, dicevamo... Cipolla, carota, sedano, mettiamo pure un pochino magari di prezzemolo, che ci sta bene, no? Lo metti direttamente? Prezzemolo sta sempre bene, diciamo. Sì, mettiamo, ecco qua. Come mai questa ricetta? C'è un motivo, vediamo un po'. Questa era la ricetta di mia nonna della domenica. Ok. Perché siccome lei era di origine di Ferrara, di Molinella, un paesino, okay, in provincia di Ferrara. Uh-huh. E quindi oltre ai famosi cappelletti, certo, sono come buonissimi, no, certo, fatti in casa, aveva sempre l'abitudine di fare questo ragù la domenica. E sai, sono quelle tradizioni che poi, no? Sì, sì. Anche se diventi grande, insomma, ti restano. Cerchi di rifare, ma non sono mai le stesse, perché poi le mani, no, delle nostre nonne, anche se ti facevano un semplice piatto di spaghetti, comunque, non so, aveva sempre un altro sapore, chissà perché. È il sapore proprio di sì, casa, sì. Quei ricordi che ci portano all'infanzia, nonna. Possiamo alzare un pochino? Sì, come no. Fornello. Io ho preso l'abitudine di tagliare il prezzemolo nel bicchiere. Sì, ho visto, è una tecnica particolare. Sì, perché... Con queste forbicine lo tagliuzzi, sì, nel bicchierino. Perché tu quando tagli o lo devi fare proprio zazza con la mezzaluna, oppure con il coltello, però ti viene un po' più grande, un po' più piccolo. Uh-huh. Invece così diviene tutto bello... In effetti hai fatto una specie di coriandolini di prezzemolo. Perfetto, perfetto. Ecco qui. Ora, possiamo alzare un altro po'? Alziamo un altro po'? Così facciamo soffriggere. Sto alzando? Ok. Ok, perfetto. Bene, bene. Complimenti per la cucina. Ti piace? Molto. Diciamo che ci molto siamo... Molto accogliente. Beh, ci siamo, come dire, attrezzati un po', ma è una cucina bella, abbastanza moderna, bella, essenziale. Ci piace, ci tutto piace. Sommato. Poi bianco che dà questa, proprio questo senso di, sì, sì, di pulito, no? Sì, di apertura. Sì, è un, da tanta luce. Una sorta di loft nel quale mi stanno venendo a trovare molti amici. Ognuno di loro prepara la propria ricetta, ognuno di loro porta anche la sua personalità. Eh beh, chiaro, perché nella cucina, no? Quindi, ecco, mi piace l'idea che questo sia un posto di ritrovo dove ci si possa anche un po', come dire, conoscere meglio, raccontare gli aneddoti. Raccontare, sì, anche, sì, attraverso, sì, i piatti. Ma certo, perché poi in cucina ci si riscopre sempre, esce proprio qualcosa di più... È musica per il gusto la cucina, sì, eh? Sì, 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 sì. Almeno per te. Ognuno di noi mette il proprio
la propria personalità. Lo stesso piatto fatto da due diverse persone, però sì, ha un'interpretazione diverso, anche come diversa. Come quello della nonna, come quello del... Certo, se mi sentono i grandi chef, sicuramente... Ci boccerebbero dopo 3 secondi. Sì, ma tre. È chiaro che questa non è la trasmissione dove facciamo appunto insomma, l'alta... Beh, lo spirito deve essere sicuramente quello di accogliere, insomma, un esatto. po' di raccontarsi, di ritrovarsi, no? Perché infatti. Poi alla fine siamo un po' tutti amici che si conoscono, ai noi, da una vita. Beh, da un po' di tempo, tra l'altro. Beh, noi da tanto. Da tanto tempo, da sì. Da tanti anni. Sono venuto a trovarti spesso nelle tue trasmissioni, soprattutto al festival. Sì. Festival che compie 500 sì, puntate. 500 cioè... puntate, ragazzi. 500. 15 anni di trasmissione, 15 anni di registrazione. Adesso aggiungo la carne, eh. Senti, ti era capitato mai di cucinare così? No. Ecco, la prima volta. Sì, veramente. Ma dai. Sì, sì, in puntata, sì. In una trasmissione, sì, la prima volta che mi capita. Ma vedi? Sì, oh, vedi. Okay. Quindi ci voleva Massimo Di Cataldo, eh? Pensa te, io sono qua. Veramente improbabile poi in questa veste, cioè nel senso sono una sorta di, come dire, che ti posso dire, coadiuvatore culinario, bah, insomma, poi alla fine... Oh, bravo, ho avuto ecco. una bellissima idea, sai? Bella idea. La cosa bella è che vengono a trovarmi molti amici che cucinano poi delle pietanze stupende, come quella che stai per preparare te, che sono praticamente delle emiliane al ragù. Al ragù. Quindi tra un po' aggiungeremo il pomodoro, però prima sfumiamo magari certo, con un pochino di vino. Un pochino di vino. E poi aggiungiamo il pomodoro, giriamo, nel frattempo cuociamo la pasta, poi mettiamo tutte insieme con un pochino di parmigiano. Se ci vogliamo mettere anche su un altro pochino a fianco, sì. un po' di prezzemolo, oppure se avete normalmente del basilico, insomma, sì. può essere... Un po' di sale pure nell'acqua sala cabula, magica bula. L'acqua, sì. Bibidi bobidi bolle. Sale grosso. Fa la magia tutto quel che vuoi tu. Bibi, com'era? Bidi bibo bidi bu. Una cosa del genere. Nel frattempo. Ma io per esempio il sale è una cosa che dimentico facilmente. È per quello che te l'ho ricordato. Perché siccome io non lo uso il sale. Mai? Ma neanche nell'acqua? È difficile, no. Mm. Ho preso l'abitudine di mangiare senza sale. Okay, quello anch'io. E quindi con la mano... Sono un po' leggerina di sale. Ma va benissimo, va benissimo. Giusto solamente un pochino nell'acqua della pasta. Sì, no, pasta. Ma ci vuole. Abbiamo un pochino anche di vino bianco che... Allora, mentre tu sfumi sì. con il vino bianco che è qui, perfetto. Eccolo qua, i nostri amici aspettano che ritorniamo dopo la pubblicità. Benissimo, intanto sfumiamo. Che profumino, veramente... Veramente... Sì, allora, non c'è un vogliamo dire proprio. Che abbiamo aggiunto durante la pubblicità il pomodoro sì. e un pochino di peperoncino. Facciamo vedere, ci facciamo sta sempre vedere, bene. Facciamo. Dai, ecco qua. Pomodoro. Anzi, facciamo così. Sì, la sì, giriamo un pochino. Abbiamo aggiunto a ragù il pomodoro, un pochino sì. di peperoncino e poi tutti quegli odori di prima che, ecco, adesso che abbiamo fatto il soffritto. Anche una sistematina. Perché naturalmente sennò... è importantissima la sistematina, almeno sì. per noi, giusto? Ma sì, ma poi anche perché sennò giustamente se tu sei l'ospite... No, però... poi noi amiamo molto l'ordine, vero? Noi del toro, vero? Sì, sì, abbiamo scoperto prima, sì. mentre così chiacchieravamo, sì. che siamo dei tipi un po' precisini. Un pochino, ci piace sì. In effetti è un falso mito questa cosa dell'artista che, insomma, il caos. No. Sì, il caos aiuta, però poi ci vuole anche ci vuole anche un po' d'ordine. Un po' di disciplina. Senti, io nel frattempo una carotina. Ah, brava. Peccato. Perché no? Si butta niente. Infatti la carota, lo sai, mi ha dato una buona idea. Fa benissimo. Idea. Fa bene alla vista. Tante vitamine. Sì. Beh, la vista favorisce l'abbronzatura. Vero? Anche se adesso siamo lontani. Beh, però. Dall'abbronzatura, però. Magari andremo anche a prendere un po' di sole durante l'estate. Fra un concerto magari, e l'altro. Beh, intanto speriamo nei concerti. Assolutamente sì. E poi anche un po' di sole, da un po' di mare. Che bello. Certo, viaggiare. Piace molto il mare. Anche viaggiare per me. È bella. Fondamentale, a me piace tantissimo. Guarda, adesso che ti faccio? Guardate là. Questo è l'estrema precisione. E non si dica. Che non si dica. Tu sai tante cose di me, perché Opla.
Mi hai intervistato un sacco di volte. Sì. E quindi, cioè, la gran parte dei tuoi trascorsi musicali. Certo. Sono venuto da te spesso tante volte a ascoltare le mie canzoni, così come tanti altri ospiti in 15 anni di con 500 puntate. Ho incontrato tanti artisti. Artisti. Devo dire, è una cosa che mi piace molto. Personaggi importanti, tanto. Insomma, nel mondo dello spettacolo e della cultura. Tanti, dal teatro alla musica, al cinema. Già. Insomma, le tue splendide canzoni, grazie, te ne vai, come sei bella. E infatti proprio in qualche puntata dove sei stato ospite mi fa sempre piacere ricordare questa cosa, e c'era anche Elio Cipri, no? Elio come Cipri, certo, un caro papà amico. Della famosa anche Siria. Sì. Che ogni volta che ti incontra e mi vede dice sempre: guarda, non puoi capire che cosa succedeva all'Arena di Verona quando cantava Massimo Di Cataldo. E io sono stata testimone di varie volte, insomma, che ti ho incontrato in trasmissioni televisive. Ragazzi miei, c'era proprio il delirio. Beh, vabbè, il delirio. Dai, diciamo che erano comunque altri tempi. No, un paio di volte ho assistito a delle scene che non riuscivi. Mi ricordo che un giorno ti ho incontrato al Centro Palatino, negli studi Mediaset, che tu andavi a registrare una trasmissione. Non so se non è la Rai oppure un programma di Castagna, qualcosa del genere, credo, di Alberto Castagna. Sì, certo. E per farti entrare con la macchina sono intervenuti proprio i vigili, la vigilanza, perché proprio addosso alla macchina c'erano tutte le ragazze, le fan. Massimo, io sono rimasta proprio a bocca aperta. No, cioè, che nel senso che sei, guarda. No, è vero, cioè, mi ricordo queste cose con grande piacere, quindi qui bolle, che facciamo? Che ne dici? Vogliamo mettere giù la pasta? Sì, forse è proprio il caso. Allora, di sale abbiamo controllato? Il sale secondo me è a posto, perché mettiamo, ho visto tutto? Che me ne messo. Ma guarda, se ci sta, se ci va, ci sta, perché no? Mettiamo tutto, sì, dai. Sì, vai, allora. Queste le... Ale, queste ale. Che facciamo? Ma sì, mischiamo tutto. Facciamo... Non si butta niente, soprattutto in questo periodo. Emiliane, via. Si butta nulla. Che bello. Allora. Io tra l'altro nel frattempo sento un profumino. Vuoi girare? Gira un po' queste? Gira, sì. Che non si attacchino? E qui come va? Wow. Fuoco lento. A fuoco lento, sì, è perfetto. Sì, lasciamo andare un po'. Oh. Avete visto Di Cataldo? Ma insomma... Però. Io intanto ho portato, che so che tu sei un amante di vino rosso, una bottiglia di vino rosso che grazie. Poi stapperai a casa magari per che festeggiare meraviglia. Uno dei tuoi tanti singoli in uscita. Te ne auguro davvero tanti. Beh, grazie di cuore. Magari ce lo facciamo un goccino di vino rosso. Certo. Pronta la pasta. A questa pasta... Assolutamente vero? Sì. Grazie di cuore Paola, che bello, che piacere. Allora verrò a, sicuramente a proporre il mio nuovo quando singolo, vuoi. Le mie nuove canzoni, nella tua trasmissione. Non hai bisogno di inviti, quella è casa tua, quindi quando vuoi, sempre felice e onorata. Come ti è venuta l'idea del programma di cucina? Ma così appunto, perché ho pensato che la cucina è una di quelle cose che unisce. Che tutte le persone, chi più o meno amano, se non cucinare, però mangiare o vedere mentre si cucina. Io per esempio mi piace vedere gli altri che fanno, gli altri che cucinano, gli altri che fanno, e mangiare poi magari insieme. Come di, che dici? Secondo te sono cotte? Proviamone una. Allora, vai. Prova, perché io mangio la pasta molto al dente, quindi sì, rischio di fartela mangiare cruda. No, cruda. Vai così, ecco qua, ma voilà. Sì. Boccaccesco. Ecco. Secondo me è al dente, però ci sta. Possiamo togliere? Sì, anche perché poi quando la vai a insugare, come si suol dire? A insugare. Mettere abbiamo un con il ragù di acqua, vai. Ce l'abbiamo. Ecco. Se magari anche fredda? Sì, questa è fredda. Bene, appena un pochino. Qui? Sì. Stop. Che così blocchiamo la cottura. Ah, questa non la sapevo. In genere sì. L'acqua fredda blocca la perfetto, cottura. Perfetto.
Quindi c'è sempre da imparare, Devo dire che te sei molto precisa in tutte le tue cose. Ah, non lo sapevi? L'acqua un pochino fredda blocca sempre un po' la cottura, però perché soprattutto quando si fanno queste paste tipo all'uovo, sì, magari è facile che, mentre le scoli, comunque un po' la cottura continua, no? Sì, sì, sì. Coliamo così, bene. Vai, voilà. Perfetto, ben scolata. Ecco qui. Via. Grazie. Questo andiamo, lo mettiamo qua. Ok, possiamo spegnere i fornelli. Sì. Questo si spegne da solo, è automatico. Beh, basta togliere le cose. Ecco fatto. Allora, finalmente, questa sì che è ispirazione. Un'ispirazione. Dopo di questa qui, altro che canzoni ti scriverò. Oh, le tagliatelle. Le tagliatelle della nonna Pina, ma della queste nonna no. Pina. No, no, queste sono le emiliane della Paola. Allora. voilà. Poi mettiamo un altro pochino di certo, sugo. Certo, ci vuole. Io lo sai che faccio il sugo tanto. È ottimo. Vado a prendere i piatti. Sì. Abbiamo fatto mezzo chilo, giusto? Wow, ma qui veramente invitiamo tutti i nostri amici della produzione del nostro programma. Siete pronti? Ecco, e poi qui magari mandateci allora le vostre idee da casa, se volete. Non so come. Beh, ti fai mandare le ricette? Sì, sì, io sì. Io una cosa che non so fare è quella di girarlo con il mestolo. Io farei una cosa quello, tipo sì. Mi do che una vuoi mano fare con questo. Oh, vedi? Dici, oh, perfetto. Faccio così. Passo però di qui. Ti prendo e ti porto via. Eccolo qua. Vabbè, insomma, diciamo che a questo punto Io che pensavo soltanto le cose già pronte, invece ci sta dando una bella lezioncina. Insomma, l'hai preparata tu, Paola. Allora, quindi poi mettiamo, tanto poi sistemiamo il tutto. Che profumino, ok. Dobbiamo mettere anche un pochino dopo di parmigiano. Mettiamo qua. E se vi piace, magari guarnire anche il piatto con un po' di basilico, ma tanto per dare un po' di colore, insomma. Un po' di colore, ma sì, qui direi che più che altro c'è un tocco di sapore. Ecco, facciamo così, mettiamo un altro pochino di sugo sopra. Sì, 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 sì. Ecco qua. Anzi, passo di lì, faccio così. Na 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 na. Ma dove vai? Ma dove vai? Mente. Ma guarda un po', ecco, che meraviglia, qua la spolveratina, sì, di parmigiano. Spolveratina di parmigiano, facciamo con le manine così. Perfetto, che le abbiamo accuratamente lavate prima di iniziare, quindi potete stare tranquilli. E voilà. Bene, bene. Ma che ci vogliamo mettere? Qualcosa di verde per fare un pochino di prezzemolo? Ma sì, se vuoi. Giusto per dare per fare così un po' di scenografia, un po' di colore, dai. Allora, allora la nostra acqua, ecco qua, facciamo così, sciacquare sempre le cose importanti, sì, dai, un pochino qui e un pochino lì e un pochino qui, ecco. Beh, a tanto questo punto per direi, Paola, hai fatto un piatto, ci accomodiamo, spettacolare, eh? Sì, che ne dici? Andiamo, yes, a mangiare? Let's vai, go, guidaci tu, andiamo. Ricetta tradizionale, forse una delle ricette più tradizionali della cucina italiana. Quanti piatti di tagliatelle a ragù mi sono mangiato da piccolo e da grande, quanti bicchieri di lambrusco mi sono bevuto, non da piccolo ma da grande. Esattamente, il lambrusco secondo me l'abbinamento perfetto per questo piatto. Se preferite un vino fermo, beh, rimaniamo sempre nella stessa regione, un bel Sangiovese di Romagna. Bene, allora io proporrei un brindisi a questo punto. Cin cin. Moshi. Ci sta, va molto, mi piace. Ah, oh, becca. Ma cos'è un lambrusco? Certo. Perfetto, grazie, ci grazie sta davvero. Benissimo, benissimo. Sì, assolutamente.
Buon appetito. Bene, allora adesso Paola, io... Ma mi dai un voto? Ma il voto secondo me io già te l'ho dato perché... No, no, ma davvero dico. Vediamo un po', vediamo un po', Si può fare. Si può fare. Che dici? Eccezionali. Ti piacciono? Beh, questa era la ricetta della tua nonna. Sì. E cioè, mi riporta veramente all'infanzia. E grazie, ma veramente buone. Quindi continuiamo, noi continuiamo. Beh, direi che cucina e musica che... è un binomio perfetto. Sempre perfetto. Peccato per voi da casa che non potete assaggiare queste emiliane strepitose. Ma loro si fidano, di Paola conosco, Delli Colli, no? Ma loro si fidano assolutamente. Fidatevi di me. Buona musica a tutti. Evviva. Cin cin. Alla vita. E in bocca al lupo sempre per il tuo programma e per la tua musica. Evviva il lupo, yeah! Aglio, olio.